Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo qui per farvi vedere le mie ultimissime creazioni. Video molto veloce, spero. Allora, prima di tutto, un'amichetta di mia figlia compie gli anni e ho pensato di farle una parure di collane e orecchini, con... Eccola qua. Con questi charms che hanno dei piccoli Swarovski, non so se si vedono. È molto semplice, la catenina è molto sottile, lunga fino al petto, vabbè, poi se vorrà gliela accorcerò. E questo è un lavoretto. Uno, scatolina ovviamente. Poi, come vi ho fatto vedere ieri, ho ricevuto due cameo da ombre. Ovviamente non potevo non farne due orecchini. Ho messo questa monachella. Si apre, si infila e poi si chiude dietro. Molto semplice. Ho voluto proprio attaccare solo la monachella perché sono deliziosi così questi due cameo. Non era inutile incassonarli e fare qualsiasi cosa perché sono spettacolari così. Poi, braccialetti estivi con cordoncino cerato, piccolo charm da maschietto, femminuccia. Qui c'è il nodo scorsoio, mentre qui ho messo la chiusura a moschettone. Poi bracciale, allora piccole rosette che stanno sulla parte anteriore del bracciale, per poi continuare con semplici anellini. Chiusura, guardate, spettacolare. D'effetto, questo sempre grazie a Ombretta, che mi ha insegnato come si facevano le rosette. Poi, braccialettino, tanto per cambiare, non sarà felice l'Orlando furibondo, però chiusura fatta in fimo, non l'ho voluta appositamente lucidare perché mi piaceva troppo così. E per richiamare la chiusura, alla fine ho messo un mezzo cristallo da 6 mm, se non sbaglio, arancione. Poi, ricordate quelle foglie che comprai a Sassari la settimana scorsa? Bene, colorati con i colori della Pebeo, in verde. Aspettate che prendo anche gli altri, allora, è color conchiglia, non mi viene adesso bene la nomenclatura del colore, però voglio dire un bianco perla. Qui c'è l'altro verde con questo effetto bellissimo che dà la Pebeo Prism. Poi questi non li ho voluti colorare perché mi piacevano tantissimo così. Ho solo applicato delle monachelle, molto semplicemente. Questi sono i lavori sempre col macramè e lo smalto. Allora, qual è la particolarità di questo? Che da una parte è bordeaux, dall'altra è oro. Finalmente sono riuscita a colorare color oro il macramè, ma con i pigmenti che mi ha mandato Margherita, 75 Marghe 75. E questi sono tutto ciò che riguarda gli orecchini. Allora, adesso sposto tutto perché c'è la mia passione, la cosa per la quale ultimamente non dormo più. No, aspettate. L'altra settimana presi a Sassari dei distanziatori. Allora, questo
è il lavoro che ho fatto. Allora, uno bracciale con queste stelline, sono singole, non so se riesco a farvele vedere, sono singole. Io ne ho messe 5, 15, 20, 20. E queste perle le ho fatte col fimo, blu e azzurro trasparente. Chiusura tranquilla ed è un bracciale. Poi, sempre col fimo, ho fatto questo. Coppette, vedete, coppettine in argento, fimo, sempre dello stesso, impasto di questo. Due charms, ovviamente non poteva mancare il mare, tartaruga e stellina. E per chiudere ho usato questi capicorda al contrario, in modo che quando si chiude non si vede il, vedete, il terminale perché resta all'interno. Ok, due. Questo fa parte invece dei cipollotti che ho presi sempre a Sassari la settimana scorsa, però questa volta li ho voluti distanziare 4 in 4 con dei mezzi cristalli, no, con dei bicono da 3 mm se non sbaglio, e queste coppette, non so perché non riesco a mettere a fuoco con questa cosa, vabbè. E niente, anche qui capicorda al contrario per non far vedere il vedete all'interno. E poi a posto. Invece, questo è fatto con il memory wire e al posto di mettere dei distanziatori su tutta la lunghezza, ho fatto delle rosette. Vedete? Perla, rosetta, perla, distanziatore, perla, 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 distanziatore, perla, rosetta. Guardate, magari così non rende bene, però vi posso assicurare che fa la sua bellissima figura. Ok, e qui reparto bracciali terminato, spero. Adesso vi faccio vedere che cosa ho fatto con il mio amato tubolare. Allora, premesso che ho fatto questa spirale e l'ho semplicemente infilata nel mio tubolare. Molto bella, molto d'effetto. Per via della spirale ed è una e l'appoggio qua. Poi non so, non ricordo, penso di sì che vi feci vedere questo. Vi faccio vedere adesso solo il ecco. Lo ricordate questo? Ecco cosa ne ho fatto. Una collana con i capicorda in fimo, con un gioco col wire, però guardate che spettacolo. Adesso magari, ripeto, visto sul tavolo magari non rende, ma indossato vi posso assicurare che è spettacolare. Poi, siccome mi è venuta la fissa degli anni 70, dopo il bracciale di 2 settimane fa, guardate cosa ho fatto. Allora, fimo, cane, fatto questa pallina, questo disco, diciamo, perché alla fine poi è un dischetto, ricoperto di una cane che avevo nel cassetto. Poi le palline, non so se si può notare, anch'esse sono fatte in fimo. Ho aggiunto l'oro glitter,
Il fimo oro glitter. Adesso non si vede bene all'interno della rete, ma vi posso assicurare che sono spettacolari. Le ho lasciate appositamente a pallina, senza fori, senza niente. Poi ho fatto una piccola lavorazione sempre di spiralina per fermare il tutto, anellino dorato e la particolarità è che ho colorato i capicorda con i colori del disco, diciamo. Vedete? C'è l'azzurro e c'è l'arancione. Il moschettone è volutamente piccolo in simil bronzo. Dico simil bronzo perché cerco sempre di usare l'alluminio, di non usare materiali che possano dare allergia, perché purtroppo succede che molte persone non comprano proprio perché allergiche. Allora, con la roba in alluminio, che è proprio anallergica, non ipoallergenica, è proprio anallergica, allora riesco a vendere già qualcosina in più. Poi, alla fine, ho fatto questo. Aspettate, vediamo se riesco. Guardate che spettacolo. Allora, adesso ve la spiego. Allora, niente capicorda. Tutto in wire. Tutto volutamente in wire. Tubolare, 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 rosetta. All'interno c'è una perla sfaccettata, poi anellini dorati, gli stessi che ho usato per fare la rosetta, poi nuovamente dischetto in fimo ricoperto molto casualmente di foglia d'oro. Vedete? Di nuovo anellini, di nuovo perla sfaccettata, di nuovo rosetta con anellini più piccolini e questo è il risultato. Spero che vi sia piaciuto tutto e alla prossima. Ciao ciao!